giustamente mi è stato fatto presente che non ho presentato il professor Raineri. Chiaramente si è capito che ha un taglio più sociologico che non economico, ha insegnato sociologia in più situazioni, è un esperto di sociologia del lavoro, mi sembra che stia dando, abbia dato anche una serie di supporti a livello ministeriale proprio su queste tematiche. O sbaglio, professore? Dipende dai ministeri che mi ascoltavano. No, allora adesso diamo la parola a Giuliano Poletti, che è presidente di Alleanza Cooperative. Da un annetto, mi sembra, esatto, finalmente le varie aree della cooperazione italiana si sono diciamo messe assieme per avere una voce più forte riguardo il Ministero. So perché l'ha sottolineato anche a Bertinoro nell'ultimo incontro, in quell'incontro di Bertinoro, tra l'altro, quando l'ho visto gli ho detto non sapevo che sarebbe potuto venire e non so che cosa preferirà dire oggi, però io gli avevo detto, ma è bella che non lo so neanche io, no, ma la domanda che io gli avevo posto era: ma qual è il tuo pensiero riguardo i giovani? Mi interessava capire come oggi la cooperazione italiana si pone il problema dei giovani. Tra l'altro, in quell'occasione ed in altra, lui ha portato sempre molte esperienze concrete di gruppi di giovani che sono attivati. Comunque, di quello che vuoi. Ho sempre fatto così, quindi anche in questo caso non cambierei la mia abitudine. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per questo invito e ho bisogno di darvi una spiegazione in partenza, perché altrimenti rischio di fare una brutta figura. Uso un parallelo semplice per spiegare come funziono io. Io penso in dialetto romagnolo e traduco in italiano, quindi c'è un problema tecnico, a volte le mie spiegazioni non sono efficacissime proprio perché nella transizione, nella traduzione dal dialetto romagnolo all'italiano perdo qualche passaggio. Da questo punto di vista, se dovessimo comparare un viaggiatore e un viandante, io sono il viandante. Il viaggiatore sa che ora deve partire, la strada che deve fare, dove deve andare, che ora deve arrivare. Il viandante parte, ha una mezza idea del dov'è che vorrebbe andare, ma quel che succede, succede. Dipende da chi incontra per la strada, se trova un'osteria, se vede un panorama come si deve, avanti di lì. Io sono, più che viaggiare, amo vagabondare. E funziona così anche nei ragionamenti che faccio, e non era una battuta, io non lo so, l'imparo alla fine cosa vi avrò detto, ma perché vado dietro i pensieri e provo di costruirci lungo questi pensieri una qualche riflessione interessante per me, se ce la faccio interessante per voi. E partirei da un punto: io sono convinto che se vuoi fare una cosa grande devi avere un'idea grande e quindi non bisogna avere paura del rischiare di pensare qualcosa di importante. A me pare che siamo invece in tempi dove questo rischio non lo vuole correre nessuno e perdiamo 18 mesi a discutere dell'IMU e non ci chiediamo che cavolo succede in questo paese. A me sembra una roba da matti, adesso così capiamo come funziona il mio meccanismo. Io credo che il grande problema di questo paese, non solo di questo paese ma soprattutto di questo paese, si chiama equità, giustizia, distribuzione della ricchezza. Io non ci credo che con le tecnologie, il sapere, le conoscenze, cioè tutto quello che abbiamo oggi, questa collettività non è in grado di produrre tanta ricchezza o più ricchezza di quella che produceva ieri. Non è tecnicamente possibile. Quindi il problema non è produrne di più, produrne di meno, è che noi la distribuiamo male. E una cattiva distribuzione della ricchezza produce un problema che non è solo un problema etico o morale, non è giusto che uno abbia tanto e uno abbia poco, no, produce un problema economico, di mal funzionamento dei mercati, perché la dinamica produzione-consumo è una dinamica domanda-offerta, una dinamica arcinota di tutti i sistemi economici, e quando questo meccanismo si incaglia perché c'è troppa gente che ha troppo poco e pochi che hanno tanto, perché i pochi che hanno tanto non solo non consumano ordinatamente secondo le logiche del, ma producono le bolle, perché se hai un sacco di disponibilità economica la devi andare a impiegare da qualche parte per continuare a guadagnarci, ma tu più investi su un bene, sia il petrolio sia una uova di gallina, il meccanismo all'inizio aumenta il prezzo, per cui tu continui a reinvestire, produci la bolla, poi a un certo punto il mercato corregge e salta per aria tutto quanto.
Il guaio è che non ci rimettono quelli che l'hanno creato la bolla. 9 volte su 10 ci rimangono sotto quelli che non avevano nessuna colpa. Banalmente un risparmiatore che aveva messo i suoi soldi in banca, non è che aveva deciso di comprare un future sull'uovo di quaglia a Hong Kong fra 20 anni. Però il problema è che questa roba funziona così. E allora noi una mezza idea sul futuro ce la siamo fatta venire. L'idea dei cooperatori è banalmente questa. E bisogna costruire una società più equa. E per costruire una società più equa, l'idea che l'equità la riproduciamo per via redistributiva, cioè per via fiscale, è una stupidaggine. Spiegaci come funziona il meccanismo. Nel mercato si produce la ricchezza, lo Stato ne preleva una quota con le tasse, con quelle tasse eroga servizi e promuove il welfare, le garanzie sociali, e siamo a posto. Non siamo mica a posto, perché se funzionasse così, se io ho un reddito di 100 e lui di 150, per via fiscale siamo in grado di fare in modo che il suo 150 diventi 140 e il mio 100 diventi 110. La distanza fra noi due è ragionevolmente accettabile e ci aiuta a tenere una, virgolette, tenuta sociale. Ma se il mio reddito è 100 e il suo è 1 miliardo, domanda, quale razza di fisco serve perché il suo reddito diventi in qualche misura simile al mio? Non c'è nessun fisco in grado di redistribuire con questa dinamica. E quindi è chiaro che le dimensioni dell'eccesso di accumulazione da un lato e di una insufficiente e inadeguata distribuzione dall'altra è nell'ordine di questo meccanismo. Quindi il problema è banale. Il problema non si può risolvere per via redistributiva, ma si deve produrre per via distributiva. Cioè bisogna distribuire equamente la ricchezza tra quelli che partecipano a produrla. Per produrla e distribuirla equamente ci vuole un'impresa che parta dall'idea che distribuisce equamente la ricchezza fra quelli che partecipano a produrla. Siccome sono un cooperatore, faccio il tifo per le cooperative e sono partigiano della mia idea, una forma che può essere adatta a produrre questo esito è una forma societaria cooperativa. Perché? Perché applica una regola, una testa, un voto. E la regola, una testa, un voto non è una regola dell'economia, ma è una regola della democrazia. Perché in economia funziona la regola un euro, un voto. Ma quando funziona la regola un euro, un voto, chi ha tanti euro ne mette insieme di più e chi ce ne ha pochi ne mette insieme di meno. Quando invece funziona la regola una testa, un voto, se la maggioranza non è proprio ubriaca, è difficile che immaginare che 100 soci di una cooperativa decidano di dare 1 miliardo a uno e un euro agli altri 99. È ragionevolmente immaginabile che accettano l'idea di dire 10 a testa e poi a quello lì che è il dirigente più bravo che ci serve gliene diamo 12 e a questo che è giovane appena arrivato ne diamo 8. Ma c'è una logica distributiva che è misurata e misurabile, non una logica che non ha quel tipo di ragione alla base. Se questo è il tema, allora noi abbiamo bisogno di aprire una discussione profonda sulle logiche economiche e sulle logiche sociali. E qui il tema è già stato abbondantemente proposto, il tema della fiducia, il tema della comunità. E guardate, questa questione a me pare sia oggi inadeguatamente affrontata. Cioè noi siamo di fronte a un passaggio, poi io non sono un sociologo, ve l'ho detto, come posso dire, lui si interrogava, dice non, Poletti viene e saranno, sì, io tra stare a casa a studiare, andare in giro a imparare, io vado in giro a imparare, ho fatto questa valutazione, quindi giro tanto. E la logica in forza della quale noi, come posso dire, oggi riflettiamo, ci porta a pensare che veniamo da un secolo che è stato il secolo delle masse. Il partito di massa, i consumi di massa, la cultura di massa, il sapere di massa, la produzione standardizzata, questo è quello che abbiamo alle spalle. Ma oggi la rivoluzione tecnologica e tecnica c'è già stata e questa ha indotto una condizione che porta i cittadini, le persone, a voler, tra virgolette, qualche cosa di personalizzato, di proprio. Avevamo un canale televisivo, adesso ne abbiamo 1000. Avevamo un paio di scarpe, a casa mia non ce l'avevamo un paio di scarpe, eravamo 16 in famiglia e al 16esimo che ero io gli toccavo una volta ogni tanto e io guardavo quelli che venivano prima e speravo che arrivasse il momento in cui facevano una fabbrica che faceva delle batterie di scarpe a tutt'onda e così toccava anche a me. Allora il problema era fare tante scarpe perché c'era tanta gente che aveva bisogno di una scarpa. Adesso la logica è un'altra, vai al cinema, vedi un paio di scarpe, ti piacciono, scopri che le fanno negli Stati Uniti d'America, pinca o palla, prendi fuori il tuo computerino, tiriti e trovi chi le fa, gliele ordini e te le manda. E tu sei convinto di esserti costruito la tua identità.
perché tu hai le scarpe che vuoi, non quelle che hanno messo in quel negozio lì tutte 100 paia tutte uguali. Domanda, come facciamo ad evitare che nel secolo della personalizzazione scivoliamo rapidissimamente sul fronte dell'individualismo cinico, del fatto che io vado a me e caccio delle gomitate a tutti gli altri per arrivare dove voglio? Come facciamo ad evitarlo? C'è una possibilità di evitarlo? Sì, c'è una possibilità. Perché chi vuole questa sua personalizzazione può trovare una risposta nella partecipazione responsabile, nella centralità e nel ruolo del cittadino, nella partecipazione e nella responsabilità sociale. Quindi non c'è solo, come sempre, non c'è solo una risposta, non c'è solo una strada, ce ne sono sempre più di una. Questa, secondo noi, è una strada che va coltivata, che vuol dire lavorare sulle comunità, che vuol dire lavorare sui sistemi relazionali, che vuol dire immaginare che il binomio, e qui c'è il punto secondo me decisivo su cui purtroppo non si ragiona, Stato-mercato. Nel mercato si produce la ricchezza, lo Stato risolve i problemi collettivi. Esempio banale che faccio sempre: esci di casa, trovi una bottiglia di plastica in terra sul marciapiedi, prima cosa che ti scatta in testa, come cavolo è che il comune non ha ancora spazzato? Domanda di Poletti, ma ti pare che sia la domanda da farsi? La domanda è: chi è quel cretino che ha buttato lì la bottiglia di plastica? Non com'è che il comune non ha spazzato. Ma io faccio la controprova: se in casa tua trovi una bottiglia di plastica in terra, ti chiedi com'è che il comune non ha spazzato? No, ti chiedi, chiami tua moglie, tuo figlio, il cane e il gatto e dici: ehi, chi è quello stupidotto che ha buttato in terra la bottiglia di plastica? Non si ripeta. E com'è che in casa nostra ci chiediamo chi è che ha buttato in terra la bottiglia di plastica e invece quando siamo nel marciapiedi pensiamo che sia compito del comune? È perché ci hanno spiegato che funziona così. Ma guardate che è lo stesso meccanismo del welfare. Noi abbiamo un welfare redistributivo che dice: caro cittadino, non ti agitare, ci penso io. A te ci penso io. Ma invece bisogna provare ad immaginare un welfare che produca le risorse per alimentarsi e che quindi faccia sì che il cittadino partecipi e sia corresponsabile della produzione delle ricchezze necessarie. Vi faccio una domanda: ma vi pare ragionevole che ci siano quantità inenarrabili di cittadini che sono lasciati nella condizione di inattività, e cioè inutili a sé e inutili agli altri? Che siano carcerati, che siano immigrati, che siano giovani disoccupati, che siano persone che hanno perso il lavoro, che siano persone che sono andate in pensione. Domanda. Ma se io lo chiedo al sindaco, viene un cittadino che non ha, è disoccupato e non riesce a pagare l'affitto, chiede un sussidio al comune per integrare l'affitto. Benissimo, il comune dice: è giusto, tu dovrai più stare in una casa, ti do il sussidio. Ma secondo voi c'è qualcosa di strano nel fatto che se il sindaco gli dice: ascolta amico, siccome sei disoccupato e non c'hai un cavolo da fare, no, perché ti do il sussidio perché tu sei a casa disoccupato e non c'hai niente da fare, siccome non c'hai niente da fare io ti do 100 euro che non sono mica del sindaco, sono della collettività, di questa comunità, tu sei disposto a scambiare qualcosa di tuo con quello che ti viene dato? Vienimo qua, domani mattina vai a fare compagnia alla Maria, non stiamo portando via il lavoro a nessuno, perché la Maria era da sola, ce n'era mica nessuno, quindi non stiamo portando via il lavoro a nessuno. Ma se alla Maria gli facciamo un po' compagnia, forse l'Alzheimer gli viene 3 anni dopo. Abbiamo fatto anche, come posso dire, secondo me il bene della Maria, il bene di quel signore lì che forse non gli viene in mente di fare delle cose meno gradevoli, meno utili, e dall'altra parte abbiamo fatto un bene della collettività. Perché non lo facciamo? Domanda, perché non lo facciamo? Ma questo esteso e generalizzato vuol dire che abbiamo una logica diversa della relazione tra cittadino e comunità, tra ciò che io faccio e ciò che posso fare, ciò che la collettività mi dà e ciò che io posso scambiare con la comunità e la collettività. O cambiamo questa logica: quella roba lì me la dà lo Stato perché pago le tasse e quell'altra roba là me la vado a guadagnare sul mercato perché uso i gomiti e io sono più bravo degli altri e divento più ricco. Se non cambiamo questa logica non ci arriveremo a capo, perché la dinamica relazione, produzione di ricchezza, prelevamento e problemi sociali non trova più un punto di equilibrio se non produciamo una risposta comunitariamente condivisa, se non produciamo una corresponsabilità. Questo è il tema che abbiamo davanti e io credo che oggi allora bisogna lavorare su questo versante. E allora da questo punto di vista il tema
che stiamo affrontando come centrali cooperative la costituzione dell'alleanza delle cooperative italiane, quindi il superamento della divisione storica cooperative bianche, rosse e verdi, non è solo il tentativo di fare un'organizzazione più forte perché ne mettiamo insieme tre e siamo di più. Da un certo punto di vista la mia opinione è che ci facciamo del male da questo punto di vista, perché fino a ieri non funzionava mica così, funzionava in un altro modo, perché io parlavo con i miei, lui parlava con i suoi e quell'altro parlava con i suoi, e così parlando ognuno con i nostri avevamo qualcuno con cui parlare e forse ci facevamo ascoltare. Il rischio che abbiamo domani è che non ci abbiamo più i miei, i tuoi e i suoi e alla fine facciamo fatica a contare. Ma il mio obiettivo, il nostro obiettivo, l'obiettivo dei cooperatori non è quello di essere una grande lobby potente. La nostra idea è del tutto diversa. La nostra idea è che in Italia bisogna far vincere l'economia sociale e solidale. Bisogna far vincere un'idea di società e un'idea di economia che parte dalle cose di cui abbiamo parlato fino ad ora. E in Italia questa cosa qui la fanno 100 soggetti diversi. La fanno le cooperative, le associazioni, le mutue, il volontariato, l'associazionismo, le fondazioni e avanti e ce n'è ancora di più. Però tutti questi mondi, fino ad ora, hanno commesso il terribile errore di essere, come posso dire, convinti che loro hanno finito il loro compito quando hanno fatto bene i cooperatori, hanno fatto bene l'associazionismo, hanno fatto bene. Ma se noi rimaniamo divisi, se noi rimaniamo ad essere 100 mondi, continuiamo ad essere invisibili. Non riusciamo a fare in modo che questa diventi la cultura di questa società. Non riusciamo a farla diventare la politica di questa società. Perché io lo chiedo al sindaco, bisogna pensare domani che anziché andare a chiedere i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti per fare l'asilo, bisogna andare dai cittadini di Saronno e dirgli: cari cittadini, ce li avete i vostri risparmi? Ok, siete dei cittadini, come posso dire, che state a dialogare con me? Benissimo, non vi chiedo tasse in più e non vi chiedo soldi sulla fiducia. Vi dico, c'è da costruire l'asilo nido. Siete disposti a finanziare uno strumento che aiuti il comune a realizzare l'asilo nido? Perché io, cittadino di questo comune, dovrei dire dei miei 20.000 euro, 5.000 euro non li posso mettere in una obbligazione, in un titolo, in uno strumento che aiuti il mio comune a costruire l'asilo nido? Se non sono rincitrullito, fatemi capire. Se in Italia l'80% siamo proprietari della nostra casa. Beh, se mi costruiscono un asilo nido a 100 metri da casa mia, non aumenta il valore della mia casa? E quindi l'investimento è stato ripagato. Però, se quella cosa la facciamo in questo modo, come cambiano le cose? Cambiano drasticamente. Perché il sindaco prima poteva venire alla fine del suo mandato a dirci: Poletti, sarò stato bravo, ti ho fatto l'asilo nido. Ma se l'asilo nido l'abbiamo fatto con un po' di risparmi di ognuno di noi, il sindaco viene e poi dice: sai Poletti che insieme abbiamo fatto l'asilo nido? E quando io passo davanti all'asilo nido e c'è un ragazzotto che le prende a pallonate, fermo la macchina e gli dico: ascolta, vedi quella roba verde là? È un campo da calcio, andare, perché questo asilo qui l'abbiamo fatto insieme. Altrimenti, sai cosa dico? Come cavolo è che il comune non ha messo un vigile a badare all'asilo nido? E abbiamo fatto tombola, eh? L'asilo nido è sempre quello. E noi siamo sempre quelli. Però l'approccio a quel tema è platealmente diverso. Si tratta di testa, si tratta di cultura, si tratta di consapevolezza, si tratta di fiducia. Si tratta di costruirlo questo meccanismo. Però per farlo servono le infrastrutture per farlo. Perché l'osservazione che mi faccio io da solo è: cittadino mi guarda e dice: Poletti, scusa, te mi fai tutta questa manfrina sul tema la responsabilità sociale, eccetera, eccetera. Ma se io, il protagonismo, bene, ma se io lo voglio fare, come faccio? Cosa devo fare? Se sono d'accordo con te a fare quella cosa lì, come si fa? Io gli rispondo semplicemente: fai una cooperativa, fai un'associazione, stai in un gruppo di volontari, fai una di queste robe e la fai con lo spirito di corrispondere, di partecipare responsabilmente al futuro della tua comunità. Io credo questa sia la logica generale che va alimentata. Allora l'Alleanza delle Cooperative sogna questa cosa qui, sogna di essere il primo pezzo di un'alleanza più grande che è fatta da qualcuno che può dire agli altri: cari ragazzi, noi una cosa la potevamo fare, perché in Italia siamo tutti bravissimi a spiegare agli altri quello che debbono fare. Allora, i sindacati spiegano ai partiti quello che debbono fare, ed è tutta così. Proviamo a fare un giochino fatto a rovescio, proviamo a partire dall'idea che ognuno fa a casa sua quello che può, che mi sembrerebbe anche più normale. Allora, noi cooperatori abbiamo deciso che a casa nostra mettiamo insieme le tre centrali cooperative. Finito di mettere insieme le tre centrali cooperative, andiamo da tutti quegli altri
che si occupano di ambiente, di volontariato. Poi diciamo, ma voi, un'alleanza con noi, per provare a far vivere, vincere, affermarsi nella società la cultura della comunità, la cultura della responsabilità, la costruzione di strumenti comuni e condivisi. Ci state? Perché se ce la facciamo, sapete, a quel punto possiamo anche metterci davanti alla politica, che oggi non riesce ad avere un'idea su cui chiedere ai cittadini di impegnarsi, perché il dramma di questo momento, per come lo vedo io, è fondamentalmente questo. La politica ha tanti problemi suoi, e io non voglio dire nulla, ma il più grande e il più grave è questo, non essere riusciti in questa fase di grande crisi, di grande difficoltà, a costruire un orizzonte, avere un'idea che potesse muovere tutti i cittadini italiani, tutte le parti della società italiana. Io ogni tanto faccio una battutaccia, cioè abbiamo costruito una condizione per la quale gli italiani alla fine sono ridotti a fare i guardoni, perché tu accendi la televisione e ti dicono bisogna guardare cosa fa la Merkel, devi guardare cosa succede in Spagna, addirittura dobbiamo guardare cosa succede a Cipro, che ci vuole il cannocchiale per capire cosa succede a Cipro. Quando abbiamo finito di stare attenti, adesso io sono uno che passa la vita a stare attento, sto attentissimo e mi faccio una domanda, scusate, ma quando avete finito di dirmi che devo stare attento, mi dite cosa cavolo è che posso fare insieme con voi per uscire da questa situazione? Ah, quella cosa lì non me la san dire, e mi pare che questo sia un problema molto serio. E allora, siccome non lo san dire loro, io provo a fare la parte che posso, perché siamo noi a dirlo. Noi vorremmo provare di costruire una società fatta così, un po' più diversa da quella del passato, che ha dentro un tratto di equità e una partecipazione responsabile. Tre battute sui giovani, anche perché avventurosamente da viaggiatore a un certo punto devo prendere un treno, altrimenti... da viandante devo prendere un treno, perché in questo caso il viandante se non prende il treno non arriva a casa. Ho una nipotina anch'io che mi rivendica per le sue 2-3 ore. I giovani in questa vicenda, e guardate, intanto un avviso ai giovani: evitate con cura di abboccare quando noi vi diciamo che noi ci sentiamo giovani dentro, non funziona così. I giovani cooperatori dell'Emilia Romagna hanno fatto un bellissimo manifesto dove c'è scritto sopra l'importante è essere giovani fuori, e io credo che loro abbiano fondamentalmente ragione, perché con questa storia che noi siamo giovani dentro, i giovani fuori si invecchiano e non gli tocca mai il turno. Quindi io sarei della serie, cominciamo a applicare la regola che l'importante è essere giovani fuori, perché normalmente questa ha un qualche tipo di corrispondenza anche col dentro, cioè mi ha raccontato che esiste una relazione tra il dentro e il fuori. Quindi secondo me regola numero uno, non abboccate quando noi, io per primo, vi dico che io sono giovane dentro. Sarò giovane dentro, però fuori c'ho qualche problema tecnico e si vede occhio nudo. Quindi, e io sono diversamente giovane, ma io sono serenamente anziano, mettiamola così. E da questo punto di vista, le cose che sono state dette prima, mettendo insieme il dato della fiducia da un versante e le problematiche del lavoro dall'altra, beh, noi oggi abbiamo bisogno non di cercare il lavoro, ma di inventarcelo il lavoro, di produrlo il lavoro, di costruirlo il lavoro, perché ci sono giacimenti di opportunità dentro la nostra società, dentro la nostra economia, che hanno solo bisogno di essere tirati fuori. Allora, anche se sono cose minimali, banali, io parlo sempre con entusiasmo anche delle piccole cooperative di comunità che andiamo costruendo in giro per l'Italia, perché anche se si produce un posto di lavoro, c'è qualcuno che mi dice, tu Poletti sei strano perché ti emozioni, ti entusiasmi perché abbiamo fatto una piccola cooperativa che ha prodotto un posto di lavoro, e gli dico, ascolta amico mio, se tu fossi quella persona là che fa quel lavoro, te saresti ben entusiasta, e quindi prova a girare il mondo, tu sei capace di far scendere una Fiat dal cielo con 1000 posti di lavoro? No, perché se sei capace io mi riposo, te porti lì 1000, siamo pari. Ma il problema è che te non ne hai mai portato nessuno e passi un sacco di tempo a spiegare a me che uno è poco, e ascolta, il mio uno è un po' più del tuo, che è niente, è un gran sacco di chiacchiere, e proviamo invece a rovesciare questo ragionamento. E il fatto è che molto lavoro sta dentro le comunità, sta dentro i luoghi, sta dentro le piccole realtà, perché c'è un po' di turismo, c'è un po' di cultura, c'è un po' di servizi, c'è un po' di bisogni di benessere delle persone, ci sono tante cose che possono essere estratte anche dal piccolo, ma ci vogliono le mani della domenica, bisogna essere sensibili, bisogna sentire e amare, apprezzare il valore di quelle cose che fai,
perché altrimenti se uno pensa che le cose le rovesciamo solo con i colpi di scena e con i macro numeri e le macroeconomie, non ci arriveremo mai a capo. Quindi io credo che qui ci sia un tema interessante per i giovani. Noi lavoriamo sulle cooperative tra giovani professionisti. Tanti ragazzi escono dall'università, ci sono stati dentro un sacco di anni, hanno investito un sacco di soldi delle loro famiglie, un sacco di tempo della loro vita, poi alla fine rischiano di andare a fare i garzoni tra sì e no, da una qualche parte, in qualche studio, con nessuna speranza di averci una prospettiva. Beh, possiamo provare a mettere insieme 3, 5, 7 di questi ragazzi che magari hanno 3, 5, 7 competenze professionali diverse. È un artigiano che deve andare a fare un progetto, se anziché passare da 5 persone, gli serve l'ingegnere che gli fa il calcolo della struttura, l'architetto che gli fa il disegno, quello che è esperto nei carichi elettrici e quello che ha la sicurezza, l'impatto ambientale e tutto il resto. Beh, se prendiamo 5 di questi ragazzi qui che si fanno stare questi mestieri e fanno un progetto unico e unitario in partenza, costerà poi di meno e sarà più armonico di quanto non risulti la messa insieme di 5 pezzi differenti. Anche perché se andiamo da 5 professionisti, tutti e 5 ci fanno pagare la segretaria, l'affitto del loro ufficio, la stampante, il computer, e invece se sono 5 insieme basta, un ufficio, una stampante, un computer, una segreteria, un tecnico. È banale, ma è così. Però vi devo dare una cattiva notizia. Noi abbiamo provato di fare una cooperativa pluriprofessionale. Al 31esimo rifiuto, cioè divieto, non ci siamo resi e l'abbiamo fatto lo stesso. Però in Italia c'è una cosa spettacolare: se fai una cooperativa di architetti la puoi fare, se fai una cooperativa di ingegneri la puoi fare, se fai una cooperativa di medici la puoi fare. Ma se ti viene in mente la malaugurata e terribile idea di mettere un avvocato dentro una cooperativa di architetti, c'è un cortocircuito, si spengono tutte le luci, si capisce, non si può fare. Ma scusate, c'hanno un virus? Che cavolo c'hanno? Che qual è il problema? Perché l'ordine degli architetti dice che si può fare così. E vigliacco te se l'ordine degli ingegneri dice che si può fare la stessa cosa. No, l'ordine degli ingegneri dice che bisogna fare a rovescio. E se prendi invece un ingegnere che si occupa di elettricità, dice un'altra cosa ancora. Se poi c'hai un macroeconomista e un microeconomista è un disastro totale. Poi ci metti un geometra in mezzo e finita. Se ci dessimo mai una bella regolata e cominciassimo a partire dal fatto che bisogna dare a quei giovani un'opportunità piuttosto che scriverci delle regoline che difendono in teoria l'architetto, l'ingegnere, eccetera, eccetera, beh, io credo che noi siamo oggi di fronte a questa possibilità. Io credo che questa strada, questa idea di economia, questa idea di società ci aiutano a costruire una condizione di relazione tra diversi pezzi che hanno tutta un'importanza, perché è importante il pubblico, è importante lo Stato, è importante l'economia, è importante il mercato, è importante la partecipazione dei cittadini. Io credo che noi dobbiamo avere questa idea che la ricchezza sta nella varietà, sta nella pluralità e sta nella collaborazione tra i diversi pezzi. Se siamo capaci di accedere a questa idea e non invece ad essere sempre lì a spiegare che io sono meglio di quell'altro, che io sono più bravo di quell'altro, se sono ambientalista sono più ambientalista io di te, se sono impegnato nel volontariato io sono un volontario più bravo di te, se sono un ingegnere più bravo di te, ma se nella vita invece di passare tanto tempo a stabilire chi è il primo, il secondo, il terzo, facessimo un po' di cose utili, sarebbe molto più divertente. A me pare che sia così. E quindi come mondo cooperativo stiamo lavorando a questo disegno. Io non so se ce la faremo, sono convinto di sì, perché sono convinto che questo va a lavorare sugli elementi essenziali che oggi stanno crescendo in termini culturali dentro la società. Oggi il pensiero unico è un po' meno unico, ha mostrato le sue crepe e oggi è possibile far crescere degli altri, non un altro pensiero, degli altri pensieri, una pluralità di idee che si mettono a confronto e alla fine producono un dato di libertà, perché quando un cittadino può scegliere se va a lavorare o si organizza in una cooperativa, in una fondazione, in un'associazione, in una SPA, in una SRL, è un dato di libertà. Non sei libero se hai solo un'opportunità, sei libero se ne hai 5, se ne hai 6, se ne hai 7, e alla fine saranno i cittadini che decidono se è più interessante la fondazione, l'associazione, la SRL o la SPA, e probabilmente sceglieranno la cosa più efficiente per la funzione specifica. Quindi non ce ne sarà una buona per tutti o una non buona per tutti, ce ne sarà una che è buona per questo, ma per quell'altro serve l'altra. E alla fine qui troveremo quella, come posso dire, quell'insieme di risposte che io credo siano, come posso dire,
il modo giusto di pensare una società moderna, una società che è capace di fare i conti con questo cambiamento. Quindi io la cosa che posso dirvi è questa: provateci, bisogna solo provarci, e quando vi viene un'idea, fatelo. Vi racconto, questo è l'aneddoto finale di casa mia. A Imola abbiamo costruito una cooperativa che si chiama Università Aperte, e ci siamo guardati in giro e ci avevamo le prime olevi, l'università della terza età, c'avevamo un sacco di cose. Abbiamo detto, abbiamo guardato, abbiamo studiato e abbiamo deciso, noi ne facciamo una diversa, perché c'erano tante bellissime, abbiamo preso tutti i pezzi che ci sembravano belli, poi ce ne abbiamo aggiunto uno. Anzi, a dire la verità, ne abbiamo tolto uno. Abbiamo detto, noi facciamo una cooperativa che promuove cultura, sapere, ma non c'ha il comitato scientifico. No, perché lì stavano già litigando chi entrava nel comitato scientifico. E abbiamo risolto il problema brillantemente dicendo, peccato, non c'è il comitato scientifico. Abbiamo seminato la delusione nei 7-8 professori che erano lì, ma per il resto il popolo non ha avuto tremiti di nessun tipo. Perché? Perché i cittadini di Imola, soci e non soci della cooperativa, a settembre fanno la loro proposta dicendo, io sarei curioso di studiare come si fa a lucidare gli argenti. Se c'è uno che è curioso di lucidare gli argenti, è probabile che Imola ce ne siano 8 o 10. Si fa il catalogo delle idee, si distribuisce a tutti i cittadini della nostra comunità, i cittadini interessati a quella idea si preiscrivono dicendo io ci sto, mi piace, e le idee che raggiungono un numero minimo di adesione in grado di far funzionare un'iniziativa si fanno. A Imola da 15 anni, 16 anni, tutti gli anni, da 1.400 a 2.000 persone a seconda degli anni, si auto-organizzano la loro attività culturale per 4-5 mesi durante l'inverno. È terribile, perché a Imola se devi fare una roba in quei mesi lì non c'è una sala libera, perché l'università aperta ha raso al suolo tutto quanto, dalla parrocchia al vescovado alla segreteria della Camera del Lavoro, hanno invaso tutto quanto. Hanno fatto una cooperativa per fare quella cosa lì. E hanno deciso che con la cooperativa loro si costruiscono la cultura che vogliono, il sapere come lo vogliono loro. Allora, se l'hanno fatto a Imola, la potrai fare in altri 50 posti in giro per l'Italia? Sì, è un esempio, è solo una delle n cose che si possono essere fatte, a partire dal sapere, a partire dalla conoscenza, a partire dalla voglia che i cittadini hanno di essere protagonisti. Io credo che questa sia la cosa che dobbiamo ammettere, sulla quale dobbiamo scommettere, perché è quella che farà veramente cambiare le cose. Grazie per la vostra attenzione.